grazie a tutti, grazie per l'iniziativa, grazie a tutti i partecipanti. Dunque, io ho avuto l'incarico di parlare delle implicazioni economiche degli OGM di interesse agricolo e di alcuni problemi connessi con la comunicazione. Il campo è abbastanza sconfinato, quindi chiaramente per 30 minuti di intervento ho cercato di sintetizzare le cose in maniera su alcuni punti, toccherò solo. Questo più o meno è la struttura del mio intervento. Prima di cosa parlerò anche qualche cosa che è già detta prima sullo sviluppo e la diffusione delle culture geneticamente modificate, l'impatto economico, i risultati economici a livello aziendale, a livello di mercato, le implicazioni distributive e qualche cosa poi sui modelli di regolamentazione. Ecco, questa tanti anni fa, nel 1970, un economista americano, Tan, diceva questa frase a proposito dell'innovazione chimica e meccanica in agricoltura: la maggior fonte di preoccupazione in merito all'impatto ambientale della tecnologia è la particolare accelerazione del tasso di crescita della ricerca scientifica e tecnologica rispetto a quello dell'innovazione istituzionale. Questa è un po' una ragione di esistenza degli scienziati sociali. Se non ci fosse questo, forse allora dice va bene, ma allora che cosa fanno gli scienziati sociali? Scienza sociale è proprio quello di cercare di fornire quegli strumenti affinché gli sviluppi tecnologici e scientifico sperimentali abbiano poi una loro ricaduta per l'umanità. E questo che significa? Significa quindi, come tale, anche la rivoluzione agrobiotecnologica è una realtà inevitabile. Il problema è quello di individuare gli strumenti più efficaci per governarli. Che vuol dire governarla? Vuol dire massimizzarne i benefici netti e distribuirli equamente da tutti coloro che hanno contribuito a governare. Questa è una figura che già si era vista prima sulla diffusione delle colture GM, 180, oltre 180 milioni di ettari. Negli ultimi anni c'è stato un sorpasso dei paesi in via di sviluppo rispetto ai paesi industrializzati in termini di coltivazione delle colture geneticamente modificate, 28 paesi, 18 milioni di agricoltori e circa per un valore di circa 16 miliardi di dollari americani. Tassi di crescita molto elevati, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, soprattutto negli ultimi anni. Però è una rivoluzione anche molto concentrata per paesi, perché solo 28 paesi coltivano le varietà modificate, oltre il 90% della superficie riguarda solo 5 paesi: Stati Uniti, Brasile, Argentina, India e Canada, e concentrata per culture, perché il 94% appannaggio di solo tre culture, soia, mais e cotone, tassi di adozione assai elevati, circa l'80% delle superfici a soia geneticamente modificate, il 70% a cotone e oltre il 30% a mais. Concentrata anche per tratti generici, si tratta soltanto di innovazioni che interessano non il prodotto ma il processo di produzione agricola. Sono due tratti generici isolati in combinazione: resistenza agli erbicidi, la resistenza ai parassiti oppure le varietà stealth, ovvero che combinano entrambe le cose. Dimenticavo di dire che chiaramente, parlando di implicazioni economiche, io sto concentrando la cosa soltanto sull'OGM di interesse commerciale, quindi soltanto su quello che ha avuto una valorizzazione commerciale. Si diffonde tra l'altro, le culture GM si diffondono con diverse modalità: una modalità intensiva, quando la cultura geneticamente modificata interviene a sostituire la cultura convenzionale.
è una modalità estensiva, quando invece le proprietà della cultura geneticamente modificata consentono e di estendere la coltivazione di quella cultura a scapito o di altre culture, o di estenderla su terre non coltivate, o addirittura, come nel caso della soia, una cosa abbastanza rilevante, in seconda cultura ripetuta, in seconda cultura. Questa è una stima, okay, questo è il modello col quale è stata fatta questa stima, delle tre culture GM tradizionale, la estensione della cultura GM in modalità intensiva, l'estensione della cultura GM in modalità estensiva. E qua che cosa viene fuori? Viene fuori che la dimensione intensiva è prevalente nel caso del mais e del cotone, che sono le due culture che hanno la resistenza parassita, RP, resistenza parassita. Mentre invece la modalità estensiva è molto presente nella soglia, che invece per la quale è disponibile soltanto la varietà resistente agli erbicidi. Questo perché succede? Questo succede perché come vedremo, la resistenza agli erbicidi consente di trattare questa cultura anche in post-emergenza, e quindi consente di fare delle lavorazioni del terreno più leggere o addirittura non farle, e permette di inserire la soglia in secondo raccolto. Ecco perché vengono fuori poi di fatto risultati di questo tipo. Andiamo a vedere i risultati economici a livello, diciamo, sostanzialmente aziendale. Sono stati fatti molti studi, questi diciamo alcune centinaia di studi sono stati fatti, che hanno analizzato gli effetti della diffusione del GM sui risultati aziendali e anche sulle condizioni di mercato. Direi che c'è un'ampia convergenza su questi risultati qua. Per quanto riguarda le culture RE resistenti agli erbicidi, gli effetti sulle rese sono abbastanza limitati, variano dal 2 al 17%, con un intervallo di confidenza del 95%, e soprattutto tendono a essere molto limitati laddove la lotta alle infestanti è molto praticata, invece tendono a essere abbastanza consistenti, soprattutto nei paesi di sviluppo, dove la lotta agli infestanti poco praticata o è scarsamente efficace. Le culture resistenti agli erbicidi generano un aumento del ricorso a erbicidi, che però, come si diceva stamattina, si tratta di erbicidi meno tossici, si tratta di erbicidi soprattutto più economici, e questo tende a dare una convenienza pratica, la riduzione di costo delle colture resistenti agli erbicidi tutto sommato compensa l'aumento del prezzo delle semente. E poi anche riduzione di costi per lavoro, macchinari e praticanti, laddove la semente resistente agli erbicidi permette di alleggerire l'onere di lavorazione al terreno, quindi non fare la lunga profonda, non fare questo tipo di tecniche di lavorazione, quindi risparmiare anche in termini di energia. Questa riduzione dei costi per i prodotti chimici è tra il 17 e il 34% ed è compensata parzialmente o integralmente dall'aumento del costo dei sementi. Questo che cosa significa? Significa sostanzialmente per le culture resistenti agli erbicidi la variazione del margine lordo aziendale non è una variazione particolarmente significativa. Diciamo che esiste, e quando esiste, esiste essenzialmente laddove la lotta alle infestanti era poco praticata o non efficace, quindi questo dà una variazione margine-lordo e quindi la redditività della coltura, ma soprattutto permette un aumento dei redditi extra aziendali per risparmio, permette di
risparmiare il lavoro aziendale e permette di rendere più gestibile la lotta all'infestante, nel senso che diventa più semplice, meno interventi, più concentrati nel tempo. Queste sono, diciamo, le sostanze che vengono fuori per quanto riguarda la resistenza agli erbicidi. Per quanto riguarda le colture resistenti agli insetti, parassiti, invece gli effetti sulle rese sono molto consistenti, variano dal 18 al 31%, di nuovo soprattutto dove gli antiparassitari sono scarsamente mal utilizzati. C'è una riduzione sostanziale nell'uso di antiparassitari tra il 30 e il 50% e dei costi relativi, stesso discorso, solo parzialmente compensata dall'aumento del costo di esempio. Questo genera un aumento significativo dei margini lordi della cultura, che aumentano tra il 46 e il 90%. Questi è su 147 studi pubblicati dal 96 al 2013. Un'analisi statistica su questi studi cerca di condensare i risultati. Quello che vediamo, i tre asterischi sono risultati statisticamente significativi, e vediamo che l'aumento delle rese generato da queste tre culture dell'ordine del 20%, la riduzione della quantità di pesticidi dell'ordine del 37%, la riduzione dei costi dei pesticidi, pesticidi e diciamo prodotti chimici in generale, è nell'ordine del 40%, non è significativa la riduzione dei costi di produzione, questo per il maggior costo delle sementi, e il margine di profitto dell'agricoltore nell'ordine addirittura di un aumento del 70%. Oh, queste sono state stimate anche per paesi industrializzati e paesi non, in via di sviluppo, quanto ci dica, in genere gli effetti sulle rese sono del 14% maggiori nei paesi in via di sviluppo, gli effetti sui redditi sono addirittura del 60% maggiori nei paesi in via di sviluppo. Questo dice molto anche su quello che è il potenziale di questa innovazione, soprattutto laddove la economia agricola. Oh, questi invece sono alcuni effetti sui mercati. Questo aumento delle rese, questo aumento dei margini lordi genera ovviamente un'espansione dell'offerta e una riduzione dei prezzi. Questo è uno studio, anche questo abbastanza recente, del 2013. In alcuni casi condensa studi precedenti, però ecco, e fa stima questi effetti sia nella modalità soltanto intensiva, ovvero la sostituzione della cultura geneticamente modificata con la cultura convenzionale, sia aggiungendo anche la modalità estensiva. Il problema qual è? Che la modalità intensiva è tutta attribuibile alle varietà geneticamente modificate. La modalità estensiva non è detto, perché queste colture si potevano anche allargare su altri terreni indipendentemente dalla disponibilità di questa tecnologia, ma per altri fattori. Quindi, diciamo, ecco, la modalità intensiva è un po' un limite di minimi. Oh, questo che cosa significa? Significa che vedete che per quanto riguarda mais e cotone, ovvero le due colture che hanno entrambi i tratti, sia la resistenza agli erbicidi che la resistenza ai parassiti, c'è un incremento dell'offerta del 10% con la modalità intensiva nel mais e del 16% addirittura con la modalità, anche con la modalità estensiva, che determina una riduzione consistente dei prezzi del 13% e del 27%. Questo per il mais. Gli intervalli sotto tra parentesi sono quelli utilizzando vari altri studi con ipotesi diverse, però insomma hanno un po' un intervallo all'interno del quale si collocano questi numeri. E quello che è interessante notare anche qua che gli effetti sul mercato e quindi sull'offerta e sui prezzi della soia, che è l'unica coltura disponibile soltanto con resistenza agli erbicidi, sono per la modalità intensiva abbastanza ridotti, quasi nulli, invece sono molto importanti
di se interviene la modalità estensiva e quello che dicevamo prima della possibilità di effettuare la soglia di iniziativa. Le implicazioni distributive, spero che si dica. Sì. Allora, in questa figura noi vediamo una stima di come si distribuiscono i benefici netti di queste culture tra tre soggetti, gli agricoltori, i consumatori e l'industria biotech e sementiera. La barra azzurra sono gli agricoltori, la barra rossa sono i consumatori e la barra verde l'industria biotech. Oh, ce l'abbiamo, questo è uno studio fatto sul modello di finanziare a tre regioni dove ci stanno gli Stati Uniti, l'Argentina e ROW, che sarebbe il resto del mondo. Quello che si vede, i benefici netti sono stati stimati tra il 96 e il 2001 per circa 4 miliardi di dollari, di cui il 12% di questi 4 miliardi andrebbe agli agricoltori, il 53% ai consumatori e il 35% all'industria. Questo però è molto interessante vedere che cosa succede nei tre blocchi, Stati Uniti, Argentina e il resto del mondo. Resto il mondo all'epoca l'estensione delle culture geneticamente modificate della soglia a un dato media era quasi nulla. Quindi diciamo il resto del mondo non aveva questa cultura, ma aveva costi e benefici, perché benefici dei consumatori in termini di riduzione dei prezzi attraverso il commercio internazionale e costi per i produttori agricoli, perché chiaramente diventavano meno competitivi rispetto ai produttori di soia degli Stati Uniti e della Cina. Infatti, come vedete, per il resto del mondo abbiamo un grosso vantaggio per i consumatori e una grossa perdita per i produttori agricoli. In Argentina invece cosa succede? Quasi il 90% del beneficio netto di queste culture va ai produttori agricoli. Questo per due ragioni. E perché l'Argentina di soia ne consuma molto poca e quindi la soia va tutta all'esportazione, quindi i benefici ai consumatori sono tutti esternalizzati, non tutti fuori. E per il fatto che nel caso dell'Argentina il regime proprietario dell'innovazione è molto debole e quindi il costo delle sementi è abbastanza ridotto rispetto agli Stati Uniti. Questo è perché il regime proprietario è debole e perché in Argentina queste sementi erano commercializzate dalla Midera, la quale Midera aveva la possibilità di accesso alla tecnologia Monsanto in termini gratuiti per una serie di ragioni sulle quali non mi dico. Negli Stati Uniti invece che cosa vediamo? Vediamo che la parte del leone è la parte dell'industria biotech e il resto si ripartisce dal consumatore. È molto interessante il fatto appunto del resto del mondo, cioè quello che succede in Europa sostanzialmente. Grossi costi per i produttori agricoli e grossi benefici per i consumatori. C'è un fatto però, i benefici consumatori in questi modelli sono sovrastimati. Per quale ragione? Perché bisogna vedere se il consumatore attribuisce al prezzo di un prodotto indifferenziato lo stesso valore che attribuirebbe al prezzo del prodotto convenzionale. Molti studi dicono che sia negli Stati Uniti che in Europa e non c'è neanche troppa differenza, mediamente tutti gli studi di esperimenti fatti sui consumatori dicono che il consumatore mediamente attribuisce a prodotto derivato da OGM un valore del 23% più basso rispetto al prodotto convenzionale. Questa è una media di 140 studi, una cosa del genere, un'analisi statistica di 140 studi sui consumatori, quindi è una cosa abbastanza complessiva. E l'altra cosa interessante è che questo non è molto differente tra consumatori americani e consumatori europei. Quindi non è vero che i consumatori che in America gli OGM si sono diffusi perché i consumatori non li ostacolerebbero e in Europa invece non si diffondono perché i consumatori ostacolano. Probabilmente ci sono altre ragioni.
Ma vediamo un'altra cosa, vediamo invece come si distribuiscono i benefici nel tempo, questo nel caso degli Stati Uniti, dal 96 al 2001, quindi nei primi 6 anni. Vediamo che la quota che va ai produttori tende a ridursi nel tempo, la quota che va ai consumatori tende a aumentare anche la quota che va alle industrie. In altre parole, i benefici tendono nel tempo a diffondersi a monte e a valle, all'industria fornitrice di mezzi tecnici e delle sementi e ai consumatori. Questo perché? Perché chiaramente nella prima fase sono pochi i produttori agricoli che beneficiano di questa innovazione, quindi non hanno la riduzione dei costi, hanno l'aumento delle rese, hanno l'aumento dei margini, perché il prezzo non è diminuito. Poi il prezzo tende a diminuire e allora tra il prezzo che diminuisce e il costo della semente rimane alto per via del regime proprietario, i produttori agricoli tendono a perdere parte della loro quota di benefici. Modelli di regolamentazione. I modelli di regolamentazione tendono a polarizzarsi intorno ai due modelli, il modello americano da una parte e il modello europeo. Coerentemente con le aree di influenza commerciale e di assistenza finanziaria. Non casualmente, infatti, l'Estremo Oriente e tutto il Sud America sostanzialmente tende a fare riferimento al modello americano, nordamericano, mentre l'Africa tende a fare riferimento al modello europeo. Questo perché? Perché il mercato africano è molto dipendente dal mercato europeo, la produzione africana è molto dipendente dal mercato europeo e anche l'assistenza finanziaria internazionale prevalentemente in Africa e in Europa. Quindi io ora ho solo schematizzato molto rapidamente quali sono i due approcci, l'approccio promozionale statunitense che si basa sul principio di equivalenza sostanziale e che consente un'ampia brevettabilità con poche eccezioni, non privilegio dell'agricoltore, non il diritto del costitutore, e per quanto riguarda la condizionale, la commerciabilità ammette un condizionamento ordinario, ovvero il processo di autorizzazione per i prodotti dei grandi OGM è lo stesso che per gli altri prodotti. Diversa è la situazione in Europa, dove invece il regime proprietario è molto più limitato, la brevettabilità è meno ampia, cioè sono meno le innovazioni brevettabili, il tipo di innovazioni brevettabili, e soprattutto ci sono limitazioni per quanto riguarda il privilegio dell'agricoltore, per la possibilità dell'agricoltore di riseminare il seme del prodotto e il diritto del costituzione. Quello che è interessante è un po' che cosa c'è dietro a questi due modelli, perché spesso si dice che dietro ci sta un diverso atteggiamento del pubblico e quindi diciamo i policy maker non fanno altro che rispettare il diverso atteggiamento del pubblico rispetto agli oggetti. In realtà molti studi recenti di economisti e di scienziati politici tendono a mettere in discussione questo fatto, ovvero tendono a dire no, probabilmente ci sta una diversa confluenza di interessi negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. Perché? Innanzitutto è molto semplicistico dire che gli attori sono i produttori, i consumatori e l'industria. L'industria fornitrice di mezzi tecnici e agricoltura è abbastanza diversificata e si può distinguere al suo interno un polo agrochimico e un polo invece biotech sementiero, i quali poi sono in concorrenza perché uno tende a sostituire l'altro. Abbiamo visto che effettivamente l'uso di varietà biotech tende a ridurre l'uso di chimici e quindi c'è chiaramente una concorrenza. Poi ci sono gli agricoltori, d'accordo, ci sono i consumatori, ma poi ci sono da una parte i policy maker che intervengono in questo processo e poi ci sono una serie di contadini partners. Che sono i contadini partners? Sono i movimenti ambientalisti, sono le organizzazioni non governative, sono i
sono società non profit, sono gli animalisti, sono un po' tutto quello che c'è in tutti, i quali hanno un ruolo non indifferente. Quali sono i fattori strategici che determinano poi le decisioni in merito all'atteggiamento regolatorio rispetto agli oceani? Beh, innanzitutto un fattore strategico è questo. C'è indubbiamente oggi, forse non c'era all'inizio come qualcuno ha detto stamattina, ma oggi c'è un indubbio vantaggio competitivo dell'industria sementiera biotech statunitense su quella europea. E c'è un indubbio vantaggio competitivo del polo agrochimico europeo rispetto al polo agrochimico statunitense. Quindi l'Europa, gli interessi in campo nella industria fornitrice di input in Europa sono chiaramente tutti a favore della chimica e non a favore delle sementi oceaniche. E questo è un fatto da tenere conto, perché non conta poco laddove si deve decidere questi signori. L'altra cosa è che tutto sommato agli agricoltori europei, ma anche al regolatore europeo, conviene una restrizione commerciale rispetto ai prodotti derivati da organismi geneticamente modificati piuttosto che invece un sostegno agli agricoltori attraverso soldi che vengono dal bilancio europeo, quindi sono dei contribuenti. In altre parole, attraverso una restrizione commerciale agli OGM si proteggono i produttori europei senza dover sforzare soldi di tasca del bilancio europeo con la politica agricola comunitaria. No, questo non è differente, perché questo crea una convergenza di interessi tra produttori europei e politica agricola comunitaria, loro che decidono. Qual è il lavoro che fanno i contadini balance? Il lavoro che fanno è questo: gli OGM hanno un grosso, sono molto appigli per i contadini balance. Perché sono molto appigli? Perché gli OGM presentano una problematica ad ampio ventaglio, toccano temi etici, toccano temi di salute umana, toccano temi ambientali, toccano temi molto diversificati e consentono quindi a tutte queste organizzazioni di raccogliere un consenso su diversi campi, quindi un consenso più alto e rafforzare la loro identità. Ecco perché gli OGM sono diventati un terreno di battaglia per tutte queste organizzazioni. Ora, l'alta credibilità e il consenso di questi contributi in balance, insieme alla maggiore attenzione dei consumatori europei e degli attributi di qualità che deriva pure dagli incidenti alimentari che ci sono stati, ovviamente alza il valore del rischio percepito dal consumatore, che non è affatto detto se è il rischio effettivo che ci diceva la collega di prima, il rischio percepito. Oh, questo che cosa fa sì? Fa sì che il risultato è in Europa una confluenza di interessi tra industria chimica, produttori, contadini, farmers e policy makers, tutti con un peso politico rilevante e con la sponda dei consumatori. Tanti, che quindi contano poco perché sono tanti, hanno difficoltà a organizzarsi in termini politici, in ogni caso eterogenei, quindi con percezione diversa rispetto alla questione OGM, e meno interessati agli attributi di prezzo piuttosto che agli attributi di qualità, grazie tutto sommato a un benessere che non vuole affermare. Quindi ecco, alla fine qual è la sostanza? La sostanza non è tanto la percezione del pubblico, è che ci stanno dei grossi interessi, piccoli, grossi interessi determinano queste regolamentazioni fortemente diverse. Concludo con alcune considerazioni. La rapida adozione di queste varietà riflette evidentemente la presenza di benefici netti positivi che sono stati riscontrati. La cui distribuzione tra gli operatori dipende però dai differenti contesti sociali, ambientali e regolatori. Abbiamo visto come si distribuisce differentemente il beneficio in Stati Uniti, Argentina e Brasile.
sull'età, sull'aumento delle rese, delle rendite agricole e sulla riduzione di input chimici ed energetici con effetti prevalentemente benefici sull'ambiente. A livello aziendale c'è una espansione assolutamente significativa delle superfici con OGM, un aumento significativo dell'offerta, una riduzione dei prezzi finali con benefici crescenti per consumatori e industria protetta, cioè a monte e a valle della produzione. Purtroppo devo dire che tra tanti studi di economisti, pochi studi ci sono stati per andare a vedere quanto i benefici che vanno all'industria biotech sono una remunerazione tra virgolette normale dell'investimento che è grosso per questo tipo di tecnologia e quanto invece questi benefici sono la rendita di monopolio che gli deriva dalla concessione di un regime proprietario forte. Questi studi ancora sono pochissimi, ma ancora non sono arrivati a grosse conclusioni per questo, però questa secondo me è un'area di ricerca assolutamente interessante. Ma il potenziale innovazione resta limitato a pochi paesi, pochi tratti genetici e perché. I perché essenzialmente sono quattro: regime proprietario, regolamentazione restrittiva, gli alti tempi, costi di adattamento, approvazione e sviluppo commerciale e poi soprattutto nei paesi del sviluppo la necessità di assetti istituzionali, sistemi di regolamentazione ma anche infrastrutture e servizi che garantiscano la diffusione a livello locale dell'innovazione ma anche e soprattutto l'accesso da parte dei piccoli stakeholders, cioè dei piccoli coltivatori poveri dei paesi del sviluppo. Quindi questo è un po', diciamo, il quadro di me. Grazie.